nel canale Hermes Channel Web TV. Non dimenticate di mettere il mi piace dopo aver visto il video. Oggi parliamo di lievito madre in particolare, comunque di lieviti in generale. Ascoltiamo le interessanti informazioni del pasticciere e docente di corsi Pietro Netti di Castelmangrotte, conosciuto anche come Piero Chantilly. Vediamoci il video. Oggi ci troviamo a Castelmangrotte, in pasticceria Chantilly, con uno dei gestori e titolari, Pietro Netti. Oggi, a sé che, parliamo di come nasce il lievito madre. Pietro, so che è la tua passione, ci spieghi un po' come nasce il lievito madre. Allora, il lievito madre nasce da una fermentazione naturale, da tanti vari start. Lo start significa da dove parte il lievito madre. Il lievito madre può partire da un acino d'uva, può partire da una mela, può partire dallo sterco di un animale, può sembrare strano, ma è così. È praticamente una fermentazione naturale data dalla farina e acqua, è uno start all'interno, anche dallo yogurt, dal prosecco. Ci sono infiniti start a cui si possono attribuire il lievito madre. In questo caso io ho un lievito madre da circa 11 anni con me, che lo coltivo e lo nutro tutti i giorni, è attivo tutti i giorni con me, ed è ha uno start di sterco di animale in partenza, è una fermentazione di farina e acqua a lunga fermentazione. In più, negli anni l'ho incrociato con altri lieviti madre con diversi start per quattro volte sono riuscito a incrociare il mio lievito madre. Cos'è l'incrocio? L'incrocio è dare al mio lievito madre di partenza altre proprietà organolettiche provenienti da un altro lievito madre, quale può essere quello con lo start di prosecco, quello con lo start di mela. Ogni start conferisce al proprio lievito madre una propria proprietà organolettica, una propria conservazione dei profumi, degli aromi, una certa acidità. Quindi io in questi anni, incrociando il lievito più volte, ho fatto innanzitutto mio personalizzato il lievito madre e dato una sfaccettatura molto più ampia dei miei profumi e dei miei aromi all'interno del lievito madre. Quali sono le differenze tra diversi tipi di lievito? Allora, i tipi di lieviti sono diversi, come ben detto. C'è il lievito madre, poi c'è il lievito di birra e c'è il lievito chimico. Sicuramente sono le tempistiche che sono diverse e anche le funzioni in cui agiscono. Il lievito madre, come ho detto, è una fermentazione lenta e naturale. Il lievito di birra è una riproduzione di fermenti che si sviluppano in alcuni silos, quindi è una fermentazione molto più veloce a differenza della lievitazione naturale e conferisce sì una velocità di realizzazione del prodotto, però una minor qualità a livello organolettico, una minor qualità a livello di digestione, a livello anche di acidità. Quindi tra le due preferiamo sempre il lievito naturale al lievito di birra. L'altro tipo di lievito è un lievito chimico. Può sembrare una cosa un po' così, ma il lievito chimico è la banale bustina di lievito Bertolino, lievito per dolci. Quello è un lievito chimico che agisce non tenendo a lievitare un dolce, ma agisce nel calore, nel forno. Quindi queste sono un po' le differenze tra i diversi lieviti. Il lievito chimico viene messo nelle masse montate, tipo un pan di Spagna, tipo una ciambella, tipo un cake, e vediamo il suo effetto di svilupparsi, di aumentare di volume, solo se lo mettiamo nel forno. Il lievito di birra lo possiamo vedere le sue proprietà anche lasciandolo a temperatura ambiente o comunque in una parte calda come il pane classico dove c'è il lievito di birra all'interno, una pizza dove c'è il lievito di birra. Piano piano vedremo la nostra massa che viene raddoppiata o triplicata in minor tempo in base al lievito madre. Il lievito madre, per ultimo, lo lascio per ultimo, ma non perché è il più brutto, anzi è il migliore, perché è sì tempi molto più lunghi, però quello che conferisce al nostro prodotto finito è il top alla fine a livello di lievitazione in base a tutti e tre i lieviti, i diversi tipi di lieviti. Quali sono i benefici del lievito madre? Allora, i benefici del lievito madre innanzitutto è la digeribilità del prodotto. Abbiamo una facile digeribilità del prodotto proprio perché non abbiamo questa fermentazione che è data dal lievito di birra quando la ingeriamo, ma invece ha una lunga e lenta fermentazione, che è quella del lievito madre.
aumenta anche la shelf life del nostro prodotto, la shelf life della durata del nostro prodotto, come può essere anche il pane, come può essere anche un grande lievitato, come in questo caso ho portato qui una colomba. Quando, se noi realizziamo una colomba con il lievito di birra, ha una shelf life molto più breve di una colomba fatta con il lievito madre. Quando andiamo a mangiare una colomba, in questo caso io parlo di dolce perché è il mio campo, quando andiamo a mangiare una colomba con il lievito madre, ho una shelf life molto più lunga, che può durare dai 30 ai 40 giorni, in più un'alta digeribilità del prodotto. Dei profumi all'interno, degli aromi, delle proprietà organolettiche che sono introvabili se usiamo il lievito di birra, quindi sono tante piccole sfaccettature del nostro lievito madre che fanno solo del bene al nostro organismo. L'unica pecca, chiamiamola così, ma non è una pecca perché chi lo lavora, chi ha preso questa passione lo capisce, sono i tempi. I tempi sono molto più lunghi, a differenza di una colomba realizzata con lievito di birra, ci possiamo mettere in una giornata, lo facciamo. A differenza di una colomba come questa, il lievito madre, che ci vogliono circa dalle 36 alle 42 ore di lievitazione. Mi collego a questo discorso perché quello che a mio parere negli anni ha rovinato un po' l'alimentazione è soprattutto la fretta. La fretta che con l'avanzamento degli anni, con la tecnologia, con l'evolversi proprio del nuovo millennio, la fretta è di nostra, è, tutti i giorni andiamo sempre di fretta, quindi questa fretta ha fatto sì che l'alimentazione avesse un'accelerazione dei tempi. Ai tempi sono dovuti a, mettiamo lievito di birra, tanto ci mette meno tempo. Questo però va andato a intaccare anche la qualità dei nostri prodotti. Ora, quando abbiamo provato a capire che la fretta ha un po' rovinato questa alimentazione, qua si sta facendo un passo indietro. Si va alla ricerca del pane con lievito madre, della colomba, del panettone con il lievito madre all'interno. Noi usiamo il lievito madre anche all'interno della nostra cornetteria artigianale, quindi tutto quello che concerne gli impasti dove c'è lievitazione, noi usiamo sempre lievito madre. Ci può essere un'aggiunta in associazione un po' di lievito di birra, ma è sempre una quantità minore per far sì che al nostro organismo non gli succeda nulla. Nulla a livello sia di digestione e sia di reflusso acido. Questo lo tengo sempre a sottolineare. Speriamo che i suggerimenti di Pietro Netti siano stati utili e vi sono piaciuti. Sai che può interessare e coinvolgere anche te. Ciao a tutti!